L'argomento di questa sera è di capitale importanza perché il momento cruciale del rinnovamento è appunto la preghiera di effusione. Che cos'è questa preghiera di effusione? A riguardo esiste una certa non informazione, diciamo, esatta sulla preghiera di effusione, e questa sera vorrei dire una parola di chiarificazione. Incominciamo innanzitutto con un testo biblico, con un momento importante nella vita di Gesù, a cui noi dobbiamo riferirci quando parliamo di effusione dello Spirito. Tutti e quattro gli evangelisti narrano questo momento che inaugura la vita messianica, cioè la vita pubblica di Gesù, il ministero di Gesù. Gesù scende nel Giordano, viene battezzato da Giovanni, esce poi dal Giordano ed è in preghiera. Mentre è in preghiera, non mentre viene battezzato, ma mentre è in preghiera, dunque in un momento distinto dopo il battesimo, si aprono i cieli mentre lui è in preghiera. E lo Spirito Santo in forma di colomba scende su di lui e si ode la voce del Padre: questo è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Così il Padre, il Figlio e lo Spirito sono al centro di questa scena meravigliosa che noi chiamiamo la teofania del Nuovo Testamento. L'effusione per noi è questo momento in cui lo Spirito Santo scende su di noi e ci abilita a compiere una missione. Già lo Spirito Santo è sceso di noi nel Santo Battesimo. I nostri fratelli protestanti distinguono due battesimi: il battesimo di acqua, che è un segno di appartenenza alla Chiesa, e un battesimo di Spirito Santo, una realtà misteriosa che avviene con l'infusione dello Spirito. Per cui il vero battesimo per loro è quello pentecostale, quello che si dà dopo il battesimo di acqua. Per noi cattolici invece il battesimo, come dicono le scritture, è uno solo, ed è quello di cui parla Gesù: andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il battesimo di cui lo stesso Gesù parla a Nicodemo: se qualcuno non rinasce di acqua e di Spirito Santo non potrà entrare nel regno di Dio. Dunque il battesimo è un battesimo in cui si nasce figli di Dio, ed è il battesimo di acqua e di Spirito Santo. Però succede che questo battesimo, che riceve una forza divina, perché col battesimo diventiamo partecipi della divina natura, siamo arricchiti dalla grazia divina, delle virtù infuse e dei doni e carismi dello Spirito. Può succedere che, e spesso succede, che questa grazia divina potente, questo patrimonio battesimale, resti sepolto sotto cenere. E allora ecco il risveglio dello Spirito,
l'effusione sarebbe così un potente risveglio della grazia battesimale, dei doni battesimali, dei carismi battesimali, allo scopo di poter meglio, con questo risveglio, compiere la nostra missione nel mistico corpo di Cristo. Che cosa però in fondo è l'effusione? Ecco, l'effusione è un momento per noi, un momento di preghiera, però l'effusione è un fatto misterioso, diciamo che è un mistero, è una comunicazione che Cristo Signore, l'unico che fonda lo Spirito, l'unico che lo dà e lo dà oltre misura, è un momento in cui Gesù soffia lo Spirito dentro di noi. Però non coincide sempre questo soffio di Cristo che ci comunica il suo Spirito con la preghiera di effusione. Potrebbe anche verificarsi prima della preghiera, potrebbe anche verificarsi dopo la preghiera, però noi pensiamo che si verifica nella maggior parte dei casi proprio nel momento in cui i fratelli riuniti insieme pregano con l'effusionando, perché scende in abbondanza lo Spirito Santo. Gli agenti nell'effusione pertanto sono tre. E innanzitutto Gesù che soffia lo suo Spirito, e l'effusionando che prega per ricevere lo Spirito, e sono i fratelli che insieme con lui pregano perché sia dato in abbondanza lo Spirito. Tante volte può succedere che noi abbiamo un'idea errata e mettiamo al primo posto i fratelli che danno l'effusione, in un secondo luogo Gesù che fonda lo Spirito, e in terzo luogo quel poveraccio che sta là a ricevere lo Spirito. Invece le cose stanno un po' diverse, cioè in primo piano è Gesù che fonda lo Spirito, o se volete in primo piano mettiamo il fedele, il quale desidera ricevere lo Spirito Santo e lo domanda a Gesù. È lui l'agente principale. Attorno a lui ci stanno i fratelli che supplicano, lo raccomandano. E poi è Gesù che, esaudendo la preghiera di colui che domanda e la intercessione degli altri che lo raccomandano a lui, Gesù effonda lo Spirito. Io vorrei ancora precisare alcune cose. Perché vorrei precisare alcune cose? Perché oggi l'effusione dello Spirito è nel mirino della contestazione da parte di quelli che non comprendono. Ci sono di quelli i quali dicono: ma che ci sta a fare questa effusione dello Spirito? Lo Spirito Santo noi lo riceviamo nei sacramenti, nel battesimo e nella cresima. La cresima è il battesimo dello Spirito Santo, cioè è il sacramento dello Spirito Santo. Poi riceviamo anche lo Spirito Santo negli altri sacramenti, nella confessione. Il sacerdote, quando dà l'assoluzione, così veicola la grazia divina, la grazia dello Spirito. E nell'Eucaristia, che opera dello Spirito Santo, ci viene dato anche lo Spirito Santo. Per cui è nei sacramenti che viene dato lo Spirito Santo. E in particolare è il sacerdote, o meglio il vescovo, che dà lo Spirito Santo. Nel battesimo è il sacerdote che veicola lo Spirito Santo, nella cresima è il vescovo, nella confessione, nella comunione è sempre il sacerdote, il ministro sacro,
che c'entrate voi a dare questo Spirito Santo fuori dei sacramenti e senza l'autorizzazione? Che ministri siete voi di Spirito Santo, di grazia divina? Ecco la contestazione. Noi diciamo che tutto questo è vero, cioè che nei sacramenti noi riceviamo lo Spirito Santo. Però c'è una comunicazione di spirito sacramentale e una comunicazione extrasacramentale, non meno efficace di quella sacramentale, per la libertà che ha lo spirito, per la libertà che ha lo spirito di effondersi. Nella Pentecoste lo Spirito Santo si effonde su Maria, sugli Apostoli, non nella celebrazione di un sacramento. Nel capitolo 4 degli Apostoli, degli Atti degli Apostoli, leggiamo che la comunità cristiana, quando gli Apostoli sono in carcere, gridano al Signore e domandano che il Signore rinnovi i prodigi e i miracoli e lo Spirito Santo scende di nuovo su di loro e tremano le mura e lingue di fuoco scendono su di loro. Non celebravano un sacramento. Una forte preghiera di intercessione provoca la discesa dello Spirito, per cui è vero che abbiamo un'effusione di Spirito Santo, meglio che noi chiamiamo infusione di Spirito Santo nei sacramenti, un'infusione sacramentale, ma anche vero che abbiamo un'infusione extrasacramentale che noi chiamiamo effusione, perché si effonda al di fuori, si manifesta al di fuori. Effondere appunto significa questo: riempire per esempio un bicchiere e l'acqua, quando è piena, si effonde, ossia ridonda al di fuori e si vede questa effusione al di fuori. Appunto perché questa effusione è accompagnata da segni di una presenza dello Spirito nella persona. Didi il cieco, che tenne cattedra ad Alessandria per 40 anni, famosa la cattedra di Alessandria dove insegnò Origene, suo maestro. Questo padre, che morì nel 381-83, questo Didi il cieco, dà una definizione della effusione dello spirito e dice che l'effusione dello spirito è una, in greco, la traduzione italiana è questa, una potente irruzione dello spirito in una persona, causa di cambiamento di vita, di profezia e di altri doni celesti, e di gusto della bellezza della verità divina. Dunque abbiamo come effetti, dunque una potente irruzione dello spirito. Il greco è incoercibile irruzione dello spirito, che produce questo effetto, un cambiamento di vita, profezia, altri doni celesti, gusto della bellezza delle verità divine, ossia la preghiera contemplativa. Questi quattro effetti. È innegabile che con l'effusione sono connessi questi effetti, dove più, dove meno, e che ci troviamo di fronte a una realtà misteriosa, ma che possiamo toccare con mano,
ha degli effetti portentosi che non ci sappiamo spiegare, perché non le ritroviamo nei sacramenti, ma che tuttavia esistono. Questi effetti noi li chiamiamo carismi dello spirito, che già si manifestano, oppure esperienze dello spirito, che si manifesta appunto nell'effusione. Ci sono alcuni che minimizzano l'effusione e quelli che la esaltano. La verità è questa, che è una preghiera fatta dai fratelli con il fedele che chiede lo spirito, che provoca da Gesù questa ondata di grazia in lui. Però ci sono quelli che sopravvalutano l'effusione. È più dei sacramenti, non è vero? Non è né un sacramento né un sacramentale. Cos'è il sacramento? Il sacramento è un segno visibile di una realtà invisibile istituita dal nostro Signore Gesù Cristo. L'effusione non è un segno istituito dal nostro Signore Gesù Cristo. Cos'è un sacramentale? È un segno istituito dalla Chiesa. Qui neanche abbiamo un sacramentale, non è un segno istituito dalla Chiesa, ma è una realtà misteriosa, che non è né sacramento né sacramentale, ma non si può negare che è una realtà misteriosa che produce degli effetti portentosi, una preghiera con effetti portentosi. Altri minimizzano e dicono: perché voi date questa effusione? È una preghiera. E allora perché voi nei vostri gruppi distinguete effusionati e non effusionati? Non bisogna accentuare questa distinzione nei gruppi. Questi sono alcuni vescovi che lo dicono, eh. Non è una cosa buona, si appartiene al gruppo con la frequenza. Quelli che vengono alla preghiera con assiduità, quelli appartengono a tutto diritto al gruppo. A prescindere che abbiano ricevuto la preghiera o non abbiano ricevuto la preghiera. Questa è una cosa secondaria. Ci sono quelli che chiedono la preghiera e ricevono la preghiera, quelli che ancora non chiedono la preghiera e non ricevono la preghiera, ma questo è un fatto contingente. L'appartenenza al gruppo non dipende dall'effusione, per cui l'effusione non è un momento che divide e distingue nel gruppo. Il gruppo già è formato da coloro che lo frequentano, a prescindere dall'effusione. Questo è una concezione minimalista, per cui non è il tocca sana, come alcuni massimalisti dicono, cioè con l'effusione l'uomo è entrato così nella perfezione. È un traguardo, una laurea nello Spirito Santo, per cui noi vi abbiamo assicurato la potenza di Dio dentro di noi. Tutto questo è falso. Non è una laurea, non è un traguardo, non è un diploma, ma è un momento in cui lo Spirito viene, ci dà una grazia di risveglio dei carismi già presenti in noi nel battesimo e ci spinge verso una vita più santa e verso un apostolato più assiduo. Però se non c'è la nostra collaborazione, come succede in tutte le grazie, questa effusione dopo poco tempo perde la sua efficacia e noi ritorniamo come prima. Dunque si tratta di una realtà che esige da parte nostra una costante collaborazione. Non giova aver ricevuto l'effusione,
e poi dormirci sopra, è come se non avessimo ricevuto la effusione. È un momento di grazia, ma che esige la nostra collaborazione, perché questo momento di grazia ci giovi del nostro cammino di santità personale, cammino di lavoro sociale nel mistico corpo del Signore. Nell'effusione, che appunto è un momento di grazia con portentosi effetti, noi possiamo distinguere tre momenti, cioè tre aspetti. Innanzitutto, un primo momento è la conversione. Fratelli, non è un toccasana la effusione. L'effusione esige una conversione. Se non c'è una sincera e profonda conversione di vita, quella preghiera non è efficace, perde il suo mordente. Sì, Dio può dare l'effusione quando vuole, ma normalmente esso deve cadere in un terreno già predisposto, già adatto. È come la semente di cui parla il Vangelo, che cadde in una terra buona e fruttificò dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno. La conversione è indispensabile. Quanto più profonda è la conversione, tanto più efficace è la preghiera di effusione. Ecco perché noi ci preoccupiamo di dare la preghiera di effusione quando notiamo che c'è già una sufficiente conversione al Signore. Altrimenti posterghiamo. Non perché vogliamo postergare, ma per preparare meglio il soggetto con una conversione più profonda a ricevere più efficacemente la preghiera di effusione. I fichi quando si raccolgono, tutti in una volta? No, man mano che maturano, si raccolgono. E così l'effusione bisognerebbe darla man mano che si maturi in questo cammino. Quando si è sufficientemente avanzati in questo cammino, quando si vede già una maturazione, allora si dà l'effusione. Ecco che noi non potremmo e non dobbiamo neanche stabilire una data di effusione, perché per quella data ci possono essere quelli pronti e quelli non pronti, quelli maturi e quelli non maturi. Ora, noi non possiamo dire così, per il giorno, mettiamo 15 luglio, si raccolgono tutti i fichi e basta. No, ci possono essere quelli maturi, ci possono essere quelli non maturi. Invece si dovrebbe dare l'effusione man mano che ci si accorge della maturazione, ossia della buona disposizione operata dallo Spirito dentro di noi a ricevere quella preghiera. I danni quali sono? Che quando noi diamo la preghiera di effusione senza una sufficiente preparazione, quella effusione è inefficace. Non succede niente. Abbiamo sciupato la grazia di Dio. Ecco perché dobbiamo molto valorizzare questo momento, il momento della conversione. Convertirsi sinceramente al Signore. Con tutto il cuore, con tutto il cuore, far convergere tutta la nostra attenzione a colui che ci ha chiamati, a colui che vuole fare di noi creature nuove. Quando c'è una rottura col peccato definitiva e un impegno di una vita nuova, allora quello è il momento della conversione. Quando noi diciamo così che non vogliamo più servire il peccato o servire il mondo, servire noi stessi, ma vogliamo vivere per Dio, quello è il momento della conversione. La conversione è un fatto di Dio dentro di noi, ma è anche un fatto nostro che rispondiamo alla voce di Dio che ci chiama. Comunque
bisogna mettere in primo piano questa conversione, perché se non c'è una rottura con il peccato, ossia questa, se perdura la avversione da Dio, se non c'è una rottura col peccato, se non c'è una determinazione in noi a vivere secondo lo Spirito, non possiamo efficacemente ricevere la preghiera di effusione dello Spirito. Poi c'è il momento secondo, è il momento della preghiera, è un momento importante. Normalmente Dio penetra dentro di noi. Noi chiamiamo questo momento la lacerazione del diaframma. Dio lacera, penetra dentro di noi. È quell'effetto che sentirono gli israeliti presenti alla prima predica di Pietro. Era una predica piena di Spirito Santo e si sentirono trafiggere il cuore e dissero: che dobbiamo fare? E Pietro dice: convertitevi, ricevete il battesimo e poi riceverete il dono dello Spirito, perché questo dono è per voi e per i vostri figli, vicini e lontani, quanti il Signore chiama. Avviene dentro di noi una lacerazione, e quella irruzione di cui parlava Didimo il cieco, quell'incoercibile irruzione dello Spirito dentro di noi, può essere avvertita, può essere non avvertita, ma avviene in chi è ben disposto, in chi domanda lo Spirito Santo, perché la domanda viene esaudita. È una preghiera sempre efficace quando è sincera. Lo diceva Gesù, capitolo 11 di Luca: se voi che siete cattivi quando il figlio vi domanda un pane, un dato una serpe, quanto più il Dio che è buono, se chiedete, non vi darà lo Spirito Santo? Dunque la richiesta dello Spirito Santo viene sempre esaudita dal Padre. Se noi con sincerità chiediamo, il Padre, mediante il suo Figlio Gesù, ci dà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo scende dentro di noi, lacera le nostre resistenze. Se invece ci sono delle resistenze o morali o psicologiche, questa lacerazione non viene avvertita, oppure non si effettua. Perché se sia questa lacerazione, non ci debbono essere degli ostacoli né psicologici né morali. L'ostacolo psicologico è per esempio un'ansia, una paura, un senso di allontanamento da Dio. Questo ostacola l'effusione dello Spirito. Un impedimento morale è il peccato. Uno che è in peccato, uno che aderisce a un vizio, uno che conserva una passione. Ecco, questo è un ostacolo morale, è un diaframma che impedisce la percezione dello Spirito, la lacerazione che deve venire dentro di noi. Questa lacerazione produce generalmente un effetto della presenza dello Spirito, o a livello di potenza, di carismi, o a livello di esperienza. E il terzo momento, l'esperienza dello Spirito. Dopo l'effusione, noi abbiamo l'esperienza dello Spirito. È un momento che può sfuggire, perché non in tutti avviene nel medesimo modo. Però avvengono questi fenomeni. Generalmente, dopo l'effusione, dopo l'invocazione dello Spirito, noi possiamo provare i frutti dello Spirito, un'esperienza dei frutti dello Spirito.
un'esperienza dei doni o dei carismi dello Spirito, un'esperienza dello stesso Spirito, della persona, dello Spirito. Abbiamo pertanto queste tre esperienze. L'esperienza dei frutti dello Spirito, una grande gioia. Quante persone dopo l'effusione o nel giorno dell'effusione sono gongolanti di gioia. Oppure pace, una grande pace. Oppure un grande amore, abbracci da tutti. Si sentono invasati come dall'amore di Dio. Si sentono più buoni, la bontà di Dio. Si sentono più riempite, più sazie, più equilibrate, più normalizzate. Ecco, questi sono effetti della presenza dello Spirito a livello di frutto, a livello di frutto. Galati, capitolo 5, si parla di questi frutti dello Spirito. Anzi, questa presenza dei frutti dello Spirito denota che l'effusione, la preghiera di effusione è stata efficace. Altri sperimentano la potenza dello Spirito e si sperimenta a livello di carismi. A livello di carismi, dei carismi teofanici soprattutto, la persona incomincia a profetare. Ecco, ci sono le persone che ricevono il dono della profezia. Altri che cominciano a parlare in lingue, ecco qua, un dono dello Spirito. Altri che possono avere anche il dono dei miracoli, il dono delle guarigioni. Cioè, sono carismi che si risvegliano potentemente sotto l'azione della preghiera, lo chiamiamo il risveglio dei carismi. E noi abbiamo così l'esperienza di Dio a livello di carisme. Oppure abbiamo l'esperienza di Dio diretta. Quando è a livello di frutti o a livello di carisme, sempre indiretta. Possiamo avere noi un'esperienza diretta di Dio. Possiamo sperimentare la presenza del Cristo risorto dentro di noi. Non è un'esperienza chiara. L'esperienza chiara non si ha in questa vita. Qualche volta l'hanno i santi. Ma qui si tratta sempre di un'esperienza oscura, oscura. Ma esperienza vera della presenza di Dio in noi. Sentiamo così che Cristo risorto vive in noi, che c'è come una seconda presenza in noi. Oppure ci sentiamo avvolti da Dio, Dio che ci avvolge, e noi ci sentiamo in Dio. Cioè possiamo sentire o Dio dentro di noi, o noi avvolti da Dio, noi in Dio. È un'esperienza bellissima, che non dura sempre, sono degli attimi, sono dei momenti che si vivono belli, in cui appunto noi abbiamo l'esperienza della presenza personale di Dio. Più in là questa esperienza personale di Dio potrà, per doni mistici che noi riceviamo, crescere e qualificarsi, ma sul momento abbiamo noi una esperienza della presenza personale di Dio dentro di noi. Sono queste le tre esperienze che noi abbiamo come conseguenza della efficacia nella preghiera di effusione. Io non mi dilungo, preparatevi bene all'effusione. Non sappiamo ancora quando sarà precisamente l'effusione. Comunque non preoccupatevi per ora se non di prepararvi seriamente all'effusione. Più tardi è meglio, cioè più tardi sarà l'effusione, meglio sarà, perché sarete più preparati.
Comunque preparatevi seriamente all'effusione dello Spirito, pregate molto, perché Gesù pregò e durante la preghiera avvenne l'effusione. Gli apostoli pregavano con Maria nel cenacolo e avvenne l'effusione. Gli apostoli pregavano, cioè la Chiesa nascente pregava, capitolo 4 degli Atti, e in preghiera avvenne l'effusione. In Samaria il piccolo gruppo si mise in preghiera e avvenne l'effusione. Nella casa di Cornelio, mentre Pietro predicava e tutti pregavano, avvenne l'effusione. Ad Efeso avvenne lo stesso. Per cui l'effusione è connessa con la preghiera. Dovete pregare molto, in modo che quanto più voi rimanete in preghiera, tanto più offrite al Signore un terreno adatto, un momento adatto, perché Egli soffi il suo Spirito dentro di voi. Pregate e fate una bella confessione generale per siglare la vostra conversione. Non è che la confessione è conversione, no. Sono due cose diverse. Voi potreste fare una lunga e dettagliata confessione senza che ci sia una conversione. Come si potrebbe dare anche una vera conversione senza aver ancora fatto una bella confessione. La conversione infatti è una grazia divina che ci illumina, ci spinge e che noi riceviamo da Dio e a cui noi aderiamo, per cui prendiamo la decisione che pesa il figlio prodigo. Voglio tornare da mio padre. Ecco la conversione. È una decisione sotto l'azione della grazia di rompere col mondo, di rompere col peccato, di rompere col vecchio uomo ed iniziare una vita nuova sotto la guida dello Spirito. Questa è la conversione. Per cui chiediamo al Signore in preghiera la conversione, facciamo una bella confessione come espressione e coronamento della nostra conversione e poi mettiamoci in preghiera in attesa che lo Spirito Santo scenda su di noi. Alleluia.